Bene, ci troviamo, gentili telespettatori, nella parte bassa della Valle del Sarca, anzi in una convale laterale, perché in realtà la Valle del Sarca sarebbe da Riva ad Arco, a Drò, per arrivare a Pietramurata e poi arrivare fino all'imbocco del percorso medio del Sarca, che discende dalla zona della Val Rendena, attraversa la zona di Tione, Comano e poi, dopo la forra di Limarò, cade dentro proprio nella valle dei laghi. Ecco, vedete in lontananza il lago di Garda nella sua propaggine settentrionale riva e la sponda trentina verso Malcesine, il monte e poi il monte altissimo di Nago e là il monte Baldo. Ecco, questa convalle porta da Riva attraverso Varone, famosa per la sua cascata che tutti vengono a vedere, porta nella convalle di Varone, poi di Gavazzo, Cologna e Tenno, borgo medievale molto importante e che ha un borgo interessante per i mercatini di Natale che vedremo oggi, e soprattutto il lago di Tenno, una perla del territorio trentino e italiano, uno dei laghi più puliti, più limpidi e con un colore irripetibile dato da particolari componenti dell'acqua e da componenti anche diciamo paesaggistiche circostanti. Ecco, la vegetazione, anche gli aspetti vegetazionali sono molto interessanti qua, perché troviamo l'incontro tra la vegetazione mediterranea che sale dal lago con tanti ulivi, palme, piante sempreverdi, leccio e così via, e piante invece che sono già del contesto montano, quindi una varietà naturalistica molto interessante, tutta che viene a trovarsi tutta su questi avamposti diciamo calcarei, creati ancora 200 milioni di anni fa, tutte rocce sedimentarie che poi sono state modellate dalle glaciazioni nella Valle del Sarca, dalla glaciazione che discendeva dalla Valle del Sarca, e in questo caso invece dalla glaciazione, dalla lingua glaciale che discendeva da Ballino. Oltre Ballino si va verso Fiavé, famosissima per le palafitte dell'età del bronzo, e più giù anche a Comano Terme e tutta la conca di Tione, da cui parte appunto la Val Rendena e dall'altra parte la Val Giudicarie che porta al lago d'Idro. Quindi luoghi di grandissimo interesse naturalistico e anche storico, come viene testimoniato anche dalla rocca dal castello di Tenno, ancora perfettamente conservato, e da altri aspetti medievali che troveremo in seguito. Allora, giungendo in questa località, abbiamo attraversato tutto il fondovalle da Riva fino a questo piccolo rilievo sopra il paese di Tenno. Siamo in provincia di Trento. Ecco, e ho visto punteggiare tutti i pendii con queste macchie coloratissime dorate, soprattutto con la luce del sole, e alla fine ho capito che piante erano. Ecco, faggio. Ora capisco perché nel Trentino ci sono molti toponimi che hanno questa parola, che hanno questo vocabolo, faedo, faita, faida, ecco, che vuol dire faggio, presenza di faggio. E qui il faggio proprio è presente come faggete, come grandi estensioni quasi della stessa pianta. Possiamo vedere anche qualche roverella. Come ho detto prima, siamo a 600 metri d'altezza e qui si incontrano piante dell'orizzonte montano e piante che salgono dal piano, piante più vicine, diciamo, all'aspetto termofilo e mediterraneo. Ecco, siamo sopra il lago di Tenno, dal colore spettacolare. Forse il lago più bello d'Italia. C'è da dire una cosa, Tenno potrebbe derivare dalla radice celtica Denno, che troviamo anche a designare l'antico nome del rilievo sopra Brescia, che ora si chiama Monte Maddalena, e potrebbe significare
luogo in rilievo, luogo che sovrasta altri luoghi, luogo di osservazione. E può essere benissimo così perché da questo rilievo di Tenno si può vedere tutta la parte superiore del lago di Garda e la piana alluvionale di riva di Arco fino a Dro. Qui abbiamo trovato anche un particolare tipo di rosa canina che fa questi cinorrodi molto tondi, quasi delle meline, e buonissimi. Dopo aver preso il freddo, maturano per un fenomeno di ammezzimento, come tutte le rosacee, il nespolo, il sorbo, e diventano commestibili. E con questi si possono fare delle bellissime, buonissime tisane, molto ricche di vitamina C. Abbiamo piante di noce, piante di Viburnum lantana, vedete qua, piante di Fraxinus excelsior, cioè di frassino di montagna. Abbiamo di tutto. E anche un fungo, non commestibile, ma che indica, diciamo, un arretramento climatico, perché abbiamo avuto temperature in questi periodi più vicine a quelle di novembre che a quelle di dicembre, insomma. Quest'anno la stagione dei funghi è stata una stagione veramente spettacolare. I mercatini troverete dei prodotti tipici locali, vino, anche olio. Qui siamo a 600 metri d'altezza e ci sono ancora gli ulivi, però perché risentono dal clima dolce mite del lago di Garda. Discendendo verso riva ci sono terrazzamenti coltivati con vitigni di vario genere e produzione anche di vino, che poi assaggeremo. Dalla preistoria fino alle soglie della nostra epoca, il territorio di Tenno è stato una via di comunicazione di primaria importanza con le giudicarie. Vivaci e talora violenti furono i contrasti con Riva, soprattutto per il possesso di pascoli e boschi del Monte Englo. Tenno è un luogo antichissimo, sono state rinvenute testimonianze dell'età del bronzo, romane e barbariche. Tenno conserva, indifferente all'inarrestabile trascorrere del tempo, insediamenti e ambienti, centri abitati e singoli edifici che presentano ancora intatta la loro tipologia originaria. Incombente dalla sommità di una rupe, l'antico castello di Tenno, sorto in posizione strategica ad osservare l'intero orizzonte, a proteggere e difendere tenacemente il suo prezioso patrimonio ambientale e storico-culturale. L'antico borgo medievale di Canale di Tenno, tra le sue massicce case in pietra che si inerpicano sul fianco della montagna, i volti, i vicoli, i cortili, ospita un mercatino di Natale unico nel suo genere. Qui le bancarelle si nascondono nelle cantine e nelle vecchie stalle e offrono una vasta selezione di prodotti tipici locali e di oggetti rigorosamente realizzati a mano di provenienza locale, tutto frutto di passione e maestria. È di produzione locale questa cosa? Utilizziamo i nostri mirtilli e le nostre erbe, poi li portiamo a fare i trasformati, ce li fa il Poli. Noi portiamo la salvia, praticamente la base di Terol de Gochardonnay di grappa, poi l'infusione vengono messi 40 giorni di mirtillo, 40 giorni la salvia, le foglie di salvia nostra. E viene questo liquore, lei ha liquore detto di grappa, voleva farci 25 assaggiare. gradi. Ecco,
Devo dire una cosa, io sono appassionato di piante officinali e per esempio venerdì al Museo di Gavardo presento tutta una rassegna sulle piante medicinali. Ecco perché mi sono fermato, perché... Si sente? E il mirtillo lo coltivate qua e siete già a 600 metri... Ah, Val di Ledro. Ecco una macchina da maglieria di un tempo che già mia madre e mia nonna utilizzavano 50-60 anni fa. Adesso forse questa avrà anche 100 anni. Questo è tutto maggio ciondolo. Ah, velenoso, il maggio ciondolo velenoso. Sì, no, 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 i semi contengono citisina, che è un alcaloide, sì. E quindi è una droga, e secondo l'Inquisizione, secondo le testimonianze dell'Inquisizione, è una droga che dà il senso di volare. Sì. In più, le streghe come bastone per la foresta avevano scelto il maggio ciondolo, che è una pianta che... ha la fama di essere velenoso, ma in realtà viene mangiato dagli animali selvatici. Però per l'essere umano è velenoso. I semi, sì, ma poi presi in grande quantità. In realtà, magari usandone solo una piccola parte, potrebbero anche rivelarsi... psicotropi. Esatto. Potrebbero avere dei poteri magici, veramente. No, comunque, io sono appassionato di piante, per quello che le ho fatto questa domanda. Secondo l'Inquisizione... le streghe, quando interrogavano le streghe, le facevano confessare di saper volare perché avevano la pozione per poter volare, di avere la scopa magica perché il manico era di maggio ciondolo, e quindi nella nostra tradizione è rimasto che la Befana, che è una strega buona, porta i doni a cavallo della scopa. Benissimo, bellissima testimonianza che è a pennello nella nostra... Io ho ripreso tradizione, faccio tutto io. Questo qua però è la varietà alpina o la varietà anagiroides, il buio anagiroides? Cioè sì, in realtà non saprei dirlo perché io li trovo qua, insomma, a mezza montagna, per cui... Questa è una zona di confine, ma sotto tanti punti di vista, perché qui finiva il Tirolo, cominciava l'Italia, storicamente. Qui il Mediterraneo incontra le Alpi, no? Sì. Se, perché cioè, non solo qui, ma sul Monte Baldo ci sono delle varietà, per esempio, di orchidee, di altri fiori che sono... Allora lei è una ditta in pratica vicino a Chione, azienda agricola vicino a Chione. Ragoli, Treville. All'inizio della Val Rendena, in pratica. No, ancora Giudicari interiori. Sì, però siamo lì, quindi Verdesina a 2-3 chilometri. Certo. Ecco. Quindi voi avete coltivato particolari tipi di fagioli? Ma io coltivo un po' di tutto perché mi piace la biodiversità e cerco di fare... E soprattutto cose antiche. Tantissime quantità e recuperare varietà nostre e autoctone. Sì. Ecco, lei prima mi ha parlato anche della faccenda della marmellata di zucca, che è un suo esperimento. La marmellata di zucca la fanno un po' ovunque. Io non lo sapevo. Quest'anno non ho provato anch'io perché era una cosa che mi interessava, particolare. Con dentro mele, zucchero e zucca.
Mele, zucca e zucchero. Zucca, certo. Quella bella gialla arancione però. La zucca, io in realtà ho usato la mantovana, ma si potrebbe usare qualsiasi altra zucca, dopo più è dolce, più... Avete fatto vedere le olive verdi proprio perché volete ricavare un particolare tipo di olio? No, sono verdi perché c'è questa moda anche. No, sono verdi perché la nostra qualità, che si chiama Casaliva e Frantoio, esce un olio eccezionale dalle caratteristiche uniche, sa da mandorla, erba appena tagliata e carciofo. Qui intorno arriva... Noi abbiamo gli ulivi che arrivano fino a 400 metri d'altezza, sopra di noi non c'è più produzione di olio, siamo al 76esimo parallelo. No, 78esimo parallelo siamo. Sopra di noi non c'è più produzione di olio, è un olio eccezionale. Sì, sì, capito. Coltiviamo sui terrazzamenti e il clima. Su quei terrazzamenti che abbiamo visto anche salire. Esatto, sì. Verso Cavazzo, esatto, Colonia. Da Colonia fino a Tenno, nel nostro comune. Sì. Questa è una zona interessante perché abbiamo l'incontro di piante di alta montagna che discendono al vago. Al sole abbiamo piante termofile che salgono dal lago e quindi avete tutto quello che vi serve. È un territorio molto interessante, come dice lei, certo. Perché è un territorio che collega il lago di Garda e le Giudicarie, passiamo dai 100 metri di altitudine agli 800 metri di altitudine. Fino a Ballino. Sì, coltiviamo la vite, l'olivo, il castagno e ortaggi. Ma castagno qui nella varietà marrone anche. Marroni, sì. Marrone. E la zona tipica è nel paese di Pranzo, dall'altra parte della valle. Il Tennese è diviso da un torrente che forma la cascata del Varone. Certo. Qua siamo su un fronte, dall'altra parte c'è Pranzo, dove il terreno è più acido e là è la zona tipica del castagno. Sì, dove cresce bene il castagno. Sì. E ci saranno anche i buoni funghi. Sì, le brise, le brise. Ecco, quelle che è le brise, che è il porcino edule, i vari tipi di porcino. Sì. Stavo dicendo, e i vitigni cosa... Vengono coltivate dei vitigni bianchi, quelli più famosi sono il pino bianco, il pino grigio, mentre una volta veniva coltivata la schiava e il merlot, adesso stanno ritornando anche queste varietà autoctone. La schiava trentina, in pratica. La schiava trentina. Che è un vino più leggero, meno leggero, chiaro, esatto. Bevarino, come direbbe. Esatto, esatto. Come si dice la notizia. E adesso stanno prendendo anche i piedi i vini resistenti, che sono dei vitigni che vanno trattati poco sul terreno, con zolfo e rame. Tipo il Solaris, da un vino bianco molto buono. Quindi biologici. Allora, io sono un'azienda agricola biologica. E in campagna il biologico viene trattato solo con zolfo e rame. Questi vitigni in particolare si prestano bene perché sono resistenti alla malattia. Quindi basta poco zolfo e basta poco rame. Certo. Ecco. Il nostro tortino, il melagodo caldo, dolce fatto con le mele cotte sotto, con un po' di limone, e sopra c'è una granella croccante tipo sbrisolona. Li serviamo caldi. Ho capito, che siete una ditta agricola in pratica. Noi siamo un'azienda agricola, abbiamo anche i nostri maroni nostrani che serviamo caldi. Posso vederli? Che... Hanno fatto la novena, sono ancora belli duri. Eccolo qua, difatti il marrone si distingue anche per... vedi il culo com'è. Culo poco col pellicino intorno alla castagna invece più svasata. Esatto. Li ho anch'io e poi è molto più peloso qua in cima anche. E poi rotto dentro non ha i setti che lo dividono. È la distinzione più importante. Thank you.
Stavo dicendo che questo abitato, che contiene ancora tutte le sue caratteristiche, risale ancora al 1300-1400 e si vedono qua, inseriti nel pavimento rifatto, questo pezzo, ceramiche che risalgono alla ristrutturazione di questi edifici e appunto risalgono al 1300. Quindi è un elemento storico molto interessante. Vedete anche qua tutti questi cocci. Sono cocci recuperati nella ristrutturazione di questo edificio e di altri edifici e sono testimonianze storiche molto importanti. Dado naturale, questa è una cosa che mi interessa, com'è che, non ditemi tutti i dettagli però chiaramente, com'è che... Composta. Sì. Allora, questo è un dado naturale che contiene carote, cipolle, levistico che è un sedano di monte, sì, sì. E salvia e rosmarino, è un sale, è un dado, scusa, liquido, quindi non è in polvere come i dadi che si comprano. È più concentrato. Quindi non contiene glutamato di sodio? No, è senza glutine, è senza conservanti, coloranti e comunque una volta aperto si può tenere nel frigo e dura per tanto tempo. In pratica voi procedete mettendo tutte queste verdure tritate finemente in un contenitore su fuoco con l'aggiunta di un goccino d'acqua e un pochettino di, anche di olio probabilmente, no? Sì, allora sale, diciamo chiaramente. Che noi coltiviamo le erbe, però la trasformazione deve essere fatta in un laboratorio apposito, ok? Perché noi non abbiamo il laboratorio, però noi forniamo tutta la materia prima di base, diciamo, e quindi tutta la materia prima è la nostra. Locali della Calabria. Buono. Alla fine sarò ubriaco.
c'era solo formaggio di capra di piccoli produttori di Tremosine, e ci sono delle, piccole realtà, diciamo, che fanno queste cose di nicchia, questi, questi prodotti di nicchia, di cui il nostro dritto, che è una nostra invenzione, è un salamino di cinghiale avvolto su un bastone che ha il compito di diventare un tagliere. Si può usare direttamente, tagliare da viaggio, diciamo, ecco. Bella questa. Da viaggio. E il cinghiale? Il cinghiale è autoctono, viene dall'Alto Garda. E noi tutti gli anni canale, vabbè, io sono invitato, io privato, però tutti gli anni canale, essendo un borgo più bello d'Italia, invita Tremosine, che anche a sua volta è un borgo più bello d'Italia, a fare un fine settimana qui da loro. Ci ospitano tutti gli anni, anche difatti questo fine settimana siamo loro ospiti nella casa degli artisti. Dove io ho esposto 2 anni. Ah, ecco. Per quello che conosco. Siamo lì con altri 3-4 piccoli produttori che esponiamo le nostre cose. Peverada sarebbe un tipico piatto povero di una volta, fatto con brodo di carne bollito, pane grattugiato. Quello vecchio che rimaneva lì un po'. Sì, grattugiato fine, e pepe, peverada, il nome viene da pepe. Certo. E dopo voi accompagnata. Dialetto, pepe dice pever. Pever. E accompagnata. Pever, dipende dai luoghi. Voi dove siete lì? Qui? Canale di Tenno. Il borgo più bello d'Italia. Perché già da Canale andare a Gavazzo cambia già un po' di dialetto. Cambia, sì. Perché da Tenno dicono in giù, noi di Venne in giù. Giù. Forma lombardo antica. E questa salsa veniva accompagnata da noi col cotechino. Qualcuno l'accompagna con l'esso. Ah, l'esso di gallina. Noi mettiamo il cotechino. Mettete il cotechino con questa salsa. E la polenta. Fresca appena fatta. Beh, hanno scoperto che il pepe nero contiene sostanze molto importanti per dimagrire, no, anche per dimagrire. Sì, insieme con la curcuma hanno fatto un prodotto che porta appunto questi benefici. Brodo bruciato, cioè il brodo bruciato. Brodo bruciato. Cosa sarebbe il brodo bruciato? Molto interessante. Una zuppa fatta con fagioli, patate. E un po' di... Posso svelare il segreto? No, lei non sveli il segreto. Tostare la farina senza nessun condimento. Tostare la farina. Non come la besciamella che si tosta il burro. Tostare la farina bianca dentro una pentola senza condimento. Deve essere una pentola o di rame o antiaderente. Antiaderente. Girarla fin quando è rosolata. Sì. Quando ha un bel colore si mette nella pentola. Con acqua, patate tagliate a fettine o quadretti. E fagioli, si fa bollire finché diventa il brodo abbastanza spesso, si unisce della pasta cotta a parte e questo diventa il brodo brusà. Beh, è una forma in pratica di vellutata. Una vellutata. È una vellutata. Sì. Beh, per questa ricetta, che è quella dei miei antenati, per esempio, l'ho trovata nel goulash all'ungherese, che tostano, cioè infarinano il pane, cioè i pezzi di carne con la farina e poi la tostano dando quella... Però fanno anche che mettono la carne a bagno nel vino per una notte. No, con i tirolesi, non gli ungheresi. Ah, sì. Noi invece, o nella birra, secondo alcuni. Però io faccio il brasato, che è anche un piatto che si mangia qui da noi, con la polenta calda. Sì. Io metto la carne a bagno per una notte nel vino Merlot. Sì. E la mattina la tolgo, la faccio rosolare in una pentola antiaderente. Carota, no? Quando è rosolata la metto a parte, nella pentola faccio rosolare sedano, carota e cipolla, un po' di aglio, un pizzico di pepe,
e quando è tutto a posto aggiungo la carne e faccio tutto un bel come si dice, come uno stufato che si mette aggiungendo vino finché è cotta. La carne, come dite voi? Salà. Che sarebbe... Perché ci sono i punti dove dicono salada. Ma salà è perché c'è l'influsso... Salà è l'influsso veneto. Salada è l'influsso trentino. Il fatto di dire Joe è un lombardo antico che ancora in certi ambiti del Trentino rimane. Mentre invece il Joe è più di competenza veneta, perché i veneti risalendo da Riva hanno portato... Ma volevo chiedervi, perché io mi interessavo anche di dialetti e le prime trasmissioni di Rebelot erano anche sui dialetti. Ecco, io mi ricordo che quando facevo l'Università di Trento avevo incominciato a mettere insieme tutti i dialetti della zona. Ci sono dei punti dove dite ancora E e U, per esempio Drena e Dro. Qui no. Qui non avete, per esempio, peu per dire più, voi dite più, ecco, depu. Però da Arco in su ci sono ancora dei punti dove si pronuncia la E e la U, anticamente c'era, poi adesso si è venetizzata e avete perso questa componente. Quindi qui non usate queste... Dire o lo dicevano al bue quando per era fermarsi. Attaccato al carro che conducevano nei campi o nei prati per trasportare il letame, il fieno e quelle cose varie. Allora per fermare il bue dicevano come dire di fermarsi. Nel carro c'era una cosa che si chiama manipola. La canicola che si chiudeva, era come un freno del carro, sì, del mozzo. Se si sentiva che era duro da tirare, allora rallentava e si fermava il carro. Certo. È un po' difficile fare questo lavoro, perché il legno, come diceva prima... È un lavoro di precisione, lavoro di precisione, essendo i pezzi piccoli, non è come fare ciotola, ci vuole molta precisione a fare questo lavoretto qua. Poi il tornio deve essere ben stabilizzato, perché altrimenti... Sì, è un tornio, un piccolo tornio, ma costoso. Sì, questo qua va alti giri. Giri, deve essere molto stabile, altrimenti il pezzo vibra e non riesce a lavorarlo bene. Questo è un tornio che viene utilizzato anche per lavori di metallo. No, è solo sul legno questo, sì, esatto. Perché la conformazione sembrava... È simile, cambia il porta utensili, qua si appoggia l'utensile e si lavora a mano. Sì. Invece quello del ferro, l'utensile è fisso e si lavora con la vite senza fine e non è manuale, è automatico. Quindi fate questi piccoli oggetti intorno? Sì, intorno. Qua con questo tornietto piccolo faccio le penne. Poi a casa ho il tornio più grande, faccio le ciotole, faccio i vasi, faccio diverse cose, insomma. In pratica la crema dei contadini una volta, insomma. Sì, è una crema spalmabile sana perché è fatta di patate, mele, cacao amaro, un po' di zucchero, un po' di mandorle e un po' di succo di limone. È una Nutella, chiamiamola così volgarmente, sana. Sono cose che possono... Il contadino ha sempre le patate e le mele da noi in Trentino. Questo è il pesto di cavolo cappuccio. Ma cavolo, si impara sempre qualcosa di nuovo. C'è un po' di olio perché la gente...
Allora in pratica è un formaggio crudo questo qua. Sì, è un formaggio senza, con latte crudo. Senza esatto nessun trattamento né di pastorizzazione né di scrematura. Ma viene la cagliatura. Sì. E poi cosa fate? Lo raccogliete, lo asciugate, buttate via il siero? O cosa succede poi? Allora, il siero in realtà tendenzialmente lo usiamo per alimentare i maiali. Dato che è un frutto speciale, noi intanto lo smaltiamo in questa maniera senza passare tramite le aziende. E i maiali sono contenti. Esatto. E in sé cambia che non viene portato né ad alte temperature, quindi non viene fatta appunto la pastorizzazione, né gli viene tolto niente come componente di grasso. Sono arrivati a 37-38 gradi. Esattamente. Poi lo raggrumate in pratica. Lo raccogliamo nelle formine, lo lasciamo riposare una giornata, poi si mette in salamoia, in acqua e sale. In acqua e sale. Esattamente.